Eccoci amici, bentrovati, benvenuti al consueto appuntamento con il gourmet che non ti aspetti. Questa settimana ho voluto provare a portare sulla pizza in teglia oro di casa mia. Non so se ve la ricordate, la pizza con tutti i prodotti del mio territorio, impreziosita con l'oro. Che cosa c'è meglio dell'oro per valorizzare ancora di più i prodotti del nostro territorio? Partiamo da una base di pizza in teglia aromatizzata al vino rosso piceno DOC. Per poi andare avanti con una burrata affumicata, delle lamelle di funghi porcini, sempre del mio territorio, un dripping di finocchietto selvatico che cresce anche qui davanti alla mia pizzeria. E dopodiché andremo a mettere la caciotta di Urbino, caciotta con la SC, caciotta di Urbino, nel dialetto della parte nord delle Marche. Andremo a guarnire con una gelatina di sempre vino rosso piceno. Eccola qui, la mia gelatina, vi ho fatto vedere come l'ho realizzata. Quindi vediamo, dimenticavo un purè di funghi porcini, quindi porcini in doppia consistenza e un formaggio, una ricotta. Questa volta è di mucca perché le capre stanno in gravidanza, quindi diciamo che è un prodotto stagionale. Si va da marzo fino alla fine di ottobre, massimo i primi di novembre. Quindi ho utilizzato una ricotta di mucca. Ma andiamo con ordine e procediamo speditamente. Andiamo a mettere la nostra burrata affumicata. Ecco qui, per poi adagiarci sopra delle lamelle di fungo porcino. Come vedete, guardate che bel pezzo di fungo porcino, la parte centrale, la più pregiata. Andremo a mettere, vedete già gli ingredienti finiti perché ho farcito diverse teglie e questa me la sono tenuta per ultimo, anche perché questa, come ripeto, la mangio io. Questo è un video solo per farvi vedere come ho assemblato il tutto. Andiamo a mettere questo purè di funghi porcini. Purè di funghi porcini. Andremo a mettere questo dripping di finocchietto, sgocciolamento in italiano, caciotta di Urbino, questa qua, scusate, ricottina, andremo a guarnire con dei fiocchi fiocchi di oro edibile 24 carati. Perché sto usando le bastocche, le stecche di legno? Perché se avessi utilizzato del metallo era peggio.
l'oro veniva attirato tipo calamita. Andiamo a guarnire con del finocchietto selvatico. Ecco qui che Ah, scusate, dimenticavo la gelatina, lo so, purtroppo. La fretta, come si dice, no? La gatta frettolosa fece i figli ciechi, no? Siamo quasi in apertura e diamo anche un tocco di colore alla nostra pizza. Ecco qui, questa è oro di casa mia. Impreziosita con oro edibile. Questo è il gourmet come lo intendo io. Vi aspetto al banco, sia per l'asporto che per il tavolo. E buona furia, naturalmente, buona!